Dans les cimetières de l'Italie du Sud, j'ai trouvé des tombes qui, à la place d'un nom, portent uniquement un numéro. Et chaque numéro représente une infime partie des milliers des migrants qui se sont noyés dans la Méditerranée en tentant d'atteindre l'Europe. Devant ces tombes inachevées, je me demande comment s'occuper d'un mort dont on ne connaît ni l'identité, ni la religion. Je rencontre Antonio, le responsable du cimetière. Depuis des années, il s'occupe d'enregistrer et d'enterrer des femmes, des hommes et des familles entières dont personne ne connaît l'identité ici en Sicile. E dove sono? Qui arriviamo dalla famiglia Scolaro che li ha ospitati. Qui ci sono le foto. Ah, quindi loro fanno parte di quel naufragio, del grande naufragio, quello che ha rovinato un sacco di famiglie. Sì. E quante persone di questo naufragio sono arrivate da te? Nel nuovo cimitero ne abbiamo 86. 86 persone tra bambini e grandi, maschi e femmine. Ma una volta mi hai detto che comunque ti ricordava una scena di guerra questo. È perché ti trovi in mezzo a una guerra con tante salme, tante vittime, tanti padri di famiglia, poi la maggior parte giovani, perché erano tutti giovani. Quando si migra non si migra a 80 anni o a 60 anni, si migra giovani. Vedi, per esempio, questa signora poteva avere 25 anni, 27 anni, che ha un bambino di 7 anni, 6 anni, 6-7 anni, non di più. Quindi ti trovi in una guerra, perché i vecchi si risparmiano. Nelle guerre tu mi insegni che sono i giovani che vanno al fronte. È stato un trauma. Sì, sicuramente. Ce petit bateau-là, il vient de la Libye. Il est parti en Libye avec 12 passagers qui ont voyagé aveuglement pendant la nuit. Ils sont arrivés ici sur cette plage sicilienne. Ce voyage est extrêmement dangereux, difficile. Les gens risquent leur vie à tout moment. Déjà, les moteurs ne fonctionnent pas. S'ils ne sont pas équipés pour aller si loin, la Libye, c'est une grande distance. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'eau. Ils sont serrés, ils sont coincés l'un sur l'autre. Il y a certains qui n'arrivent plus à descendre parce qu'ils ont été écrasés, asphyxiés. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour mourir pendant un tel voyage. On estime que depuis 2014, 23 688 personnes ont perdu leur vie dans la Méditerranée en essayant de rejoindre les côtes européennes. Là, je vais aller voir Don Stefano. Don Stefano a été le prêtre de Lampedusa pendant 6 ans. Et pendant ces 6 ans, il a vécu beaucoup de tragédies qui se sont passées devant ses yeux pratiquement. Et il se retrouvait plusieurs fois au port de Lampedusa avec des corps dont on ne connaissait ni la religion ni l'identité. Un amour capace di fare spazio all'altro, anzi, parte proprio... Che cosa è successo in quel naufragio del 2013? Ce lo può spiegare? Ricordo molto bene quella mattina del 3 ottobre che sentivo un rumore assordante di sirene, della polizia, le ambulanze. Abbiamo capito che era successo qualcosa di molto pesante.
Ci hanno informato subito che durante la notte c'era stato un rovesciamento di una barca proprio di fronte all'isola, nei pressi dell'isola dei Conigli. E lì c'erano dei dispersi, c'erano dei morti e non si sapeva ancora di preciso cosa era avvenuto. Tra questi corpi c'erano anche dei bambini. Mi ricordo questa immagine con molta chiarezza perché l'impressione che ho avuto è come se i bambini in modo particolare dormivano. Però poi il numero delle salme purtroppo iniziò a salire a poco fino ad arrivare a 368, se non ricordo male. Questi corpi come erano? Sì, molti di loro sono stati trovati nel recupero con dei rosari o delle piccole croci inseragliate tra i denti. La spiegazione che noi ci siamo dati in quel momento era di un atto di affidamento finale a Dio. Molti di loro erano cristiani, c'era qualcuno pure di religione musulmana, però la maggior parte erano cristiani. Lei spesso non può sapere se questo numero che trova davanti è stato una persona cristiana o musulmano. Di norma non abbiamo mai fatto la celebrazione della messa perché non eravamo sicuri dell'origine cristiana della persona. Però quando è stato possibile l'abbiamo fatto o insieme a un pastore protestante oppure a un imam musulmano. Quando non è stato possibile questo, una preghiera non è mai mancata per l'altro, al di là di quello che era, di quella che era la sua appartenenza religiosa. L'abbiamo fatto sempre questo, cioè non abbiamo mai lasciato qualcuno senza una preghiera. Come restituire la dignità a delle persone che non hanno un nome, che non hanno religione? Non è così semplice. La dignità penso che noi la possiamo custodire più che restituire, ma è sempre una persona con una storia ben precisa, con un volto ben preciso, anche se il volto a volte è stato trasfigurato, se è stato sfigurato dal mare. Io penso che la dignità gliela dai nel custodire il corpo dell'altro, nel trattare quel corpo come se è il corpo di una persona che ti appartiene, e quindi il grande rispetto e la grande pietà. Tante volte io ho assistito a questa ricomposizione, diciamo, prima di essere sepolti questi fratelli e queste sorelle. Ho notato con quanta delicatezza chi ha operato e l'ha fatto con un affetto fraterno. Questi sono i reperti che sono stati rinvenuti a seguito del naufragio sulle salme. Qua ci sono delle catenine, anellini, braccialetti, orologi, rosari. Ces sachets de terre, ils ont une grande signification pour les gens parce que ils amènent ça pour avoir de la chance pendant leur voyage. Et ici, on a un chapelet. En fait, les gens, ils sont contraints d'amener avec soi un minimum, un strict minimum. Et la foi, elle fait partie de ce strict minimum. Ici, par exemple, on a un petit livre de prière. Et là, je vois qu'il y a une écriture en arabe qui nous montre que c'est un Coran, c'est un petit Coran. Il y a un nom. Habtejeb, c'est l'imal. Ormai sono passati 10 anni, quasi, quindi c'è speranza. Se qualcuno fa richieste, fanno... Certo, ormai passando 10 anni, è improbabile. Rimango sempre a disposizione dell'autorità giudiziaria, comunque, gli oggetti sequestrati. C'est rare que les familles peuvent trouver leurs proches parce qu'ils ne savent même pas où s'adresser. Vous voyez, nous,
sommes ici dans une station de police ad Agrigento. Comment je pourrais savoir que je dois appeler dans cette station spécifique de police, que je dois appeler à Agrigento pour savoir si mon frère a été trouvé mort dans la mer? C'è tutto l'incartamento di quanto riguarda l'esame che noi abbiamo qui del naufragio del 2013. Dans ce registre on trouve que des numéros. 53, 10, 74. 66. On a jusqu'à maintenant, donc 10 ans après, pas compris qui c'était qui est mort dans la Méditerranée ce jour-là. Qu'effetto di fa? Qu'effetto? L'effetto di chi si trova in mezzo a tanti figli. Cioè, ora che ho la mia età posso dire a tanti figli, come se sei in una bara di quelle ci fosse tuo figlio. Quindi il cuore ti tocca per forza. Alors c'est important que lui, il a bien pu documenter tout ça pour retrouver les personnes qui sont décédées sur la mer ce jour-là. Sinon, si c'est mal documenté, ce qui est souvent le cas, les gens, ils disparaissent. C'est comme si ces gens mouraient deux fois. Une fois sur la mer et une deuxième fois dans les cimetières car on ne les retrouve plus. Sono rimasti quei numeri. Sì, sono rimasti dei numeri. 39. Guarda che combinazione, 29, 39, 49, tutti nello stesso lato. E tu speri che un giorno qui ci saranno i nomi? Hai ancora questa speranza? Ma è una speranza ormai perduta. Per me penso che è una speranza perduta. Rimangono i numeri? Credo proprio di sì. C'est ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est aussi de comprendre les gestes de solidarité de la population locale qui se retrouve devant un phénomène qui est beaucoup, beaucoup plus grand que le local en soi, qui dépasse les cimetières. Et donc, c'est pour ça que je vais me rendre ici au cimetière pour faire connaissance avec une dame qui a fait un geste exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle a décidé d'héberger dans sa chapelle familiale un petit garçon du Nigeria. Questi sono tutti i migranti all'epoca nel 2005. Sono tutti i nostri fratelli, papà, un fratello, un cugino. Erano tutti giovani, tutti ventenni erano. E qui siamo nella cappella dove abbiamo ospitato Grete. Il bambino di 20 mesi che è morto nel trasporto fra il barcone nel momento del salvataggio, in mare proprio, nel Mediterraneo. C'è il suo, l'epitafio racchiude la sua, gli ultimi momenti della sua vita, questo viaggio. E se vedi c'è il mare. Poi la terraferma che si vede allora verso, vedi la terraferma e poi naturalmente questo epitafio che dice di questa, diciamo, veniva in questa terra con mamma e papà per cercare una nuova vita lontana dagli orrori, la guerra. Questa decisione è stata coinvolta tutta la famiglia, siamo
talmente contenti di avere questo bimbo, l'abbiamo adottato e vive con noi così, perché quotidianamente noi veniamo in cappella, averlo con noi significa non dimenticarlo, quindi ogni giorno ricordiamo questa tragedia. Se sei stata l'unica a dedicare un posto in cappello, se ci sono altre famiglie che hanno... Sì, sì, solo io. Sì, solo io. Non ci sono state altre persone. Ma se tu scegli il sistema della tumulazione in una cappella, per 50 anni almeno, perché essendo cappelle antiche ci sono generazioni all'interno di quelle cappelle, quindi non è facile trovare dei posti. Quindi credo che era un gesto da fare comunque. Va bene? Ok.